Chieti Avezzano, la sfida più attesa del Girone F, dopo una settimana densa di calcio. L'Avezzano si gode il suo momento magico dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale. Scende all'Angelini carico di fiducia emotiva per affrontare il derby con il Chieti, una gara molto sentita dai biancoverdi, accompagnati da una briosa rappresentanza di sostenitori. Organico al gran completo per il Chieti, che mira a conferire la giusta personalità per riconquistare punti necessari e rimanere nelle posizioni dell'alta classifica, venute meno con la sprovveduta sconfitta di mercoledì scorso a Fermo. La festosa curva di Ezio Volpi e gli 800 spettatori incoraggiano le motivazioni degli uomini di Ronci, che spiccano per vitalità ed agonismo contro i marsicani, combattivi pur se privi di elementi cardine come Moro, Di Genova e Verrelli. In campo il talentuoso Di Massimo, nonostante i fastidi alla caviglia, attenuati per l'occasione dallo staff medico marsicano. Subito in apertura l'Avezzano con una punizione di Bisegna che calcia una insidiosa parabola seguita dall'attento estremo difensore neroverde Diouf. Al nono la pericolosa offensiva neroverde con il dinamico del Grosso, veloce nel traversare in modo calibrato per Dos Santos, che di testa fa eccitare la tifoseria teatina. Il derby è caratterizzato dalla convincente iniziativa delle due squadre che si muovono in modo armonico, presidiano a dovere gli spazi di manovra offensiva. Al ventesimo Bisegna calcia male. Ventisesimo, punizione per i padroni di casa, vitale finta e invita Shintu, che in corsa sfugge al controllo aereo ma di testa non inquadra la porta. Poi, dopo una corale manovra degli uomini di Lucarelli, l'Avezzano passa in vantaggio ed è Puglia che raccoglie l'invito ed infila Diouf. Sorpreso dalla velocità di impostazione degli avversari, il Chieti non si scompone e si porta spesso in avanti, guadagnando una punizione con Del Grosso che per poco non agguanta il pareggio. Nella ripresa il manto erboso dell'Angelini assorbe la prima pioggia autunnale. Ronci pensa di rinfrescare l'attacco neroverde. Fuori Vitale, dentro Gomis. L'assetto tattico cambia e così al secondo minuto Dos Santos con un fendente spiazza gli avversari e manda di poco fuori. Subito dopo Suriano insiste nello spazio offensivo, tira ma in due tempi chiude Davino. La buona volontà dei neroverdi non è sorretta dalla giusta finalizzazione, che spesso non si concretizza sotto porta. Le iniziative e i suggerimenti partono a senso unico dai piedi di Del Grosso e poi, quando ci provano gli altri, i marsicani sono bravi a raddoppiare le marcature. Allora si cerca la botta sorpresa, ma il gioco su calcio di punizione non sortisce effetto. Al ventiseiesimo Lucarelli puntella il centrocampo, fuori La Rosa e dentro Kras. Due minuti più tardi ancora un'occasione per i neroverdi con Suriano indeciso nel finalizzare. Poi al 34esimo, dopo l'ennesima incursione, i teatini trovano il calcio di rigore per un fallo di mano di Felli, che rivendica l'involontarietà, ma il direttore di gara applica senza indugio il regolamento. Fuori il difensore biancoverde e rigore per il Chieti. Suriano gonfia la rete ed è pareggio per gli uomini di Ronci. Lucarelli si accorge che le energie vengono meno e allora ordina lo spogliatoio all'intramontabile Bisegna, al suo posto Bitale. L'Avezzano in 10 non abbassa la concentrazione, mantiene la tranquillità pur se costantemente viene pressata dai padroni di casa, ma a Tiaruk saltano i nervi e rifila una gomitata a Shintu. Appena il tempo di segnalare la seconda espulsione dei marsicani ed il signor Somma chiude il derby domenicale. Rimpianti e un po' di amaro in bocca per il presidente Paris, confortato dal carattere e dalla personalità dei suoi atleti. Per il padron Pomponi, non certo scontento per come è andata. L'Avezzano era sotto la linea della palla, gli spazi ce n'erano pochi, abbiamo fatto un po' di fatica nel girare palla da una parte all'altra, però anche il primo tempo secondo me abbiamo avuto due o tre occasioni. Nel secondo tempo abbiamo deciso di cambiare assetto tattico, la squadra ha preso il campo, la squadra ha cominciato a giocare con più personalità, siamo arrivati, abbiamo non so quanti gol tra primo e secondo tempo abbiamo sbagliato davanti alla porta, in 90 minuti abbiamo concesso solamente il gol e un tiro, se non sbaglio, a Bisegna da 30 metri. Purtroppo nel calcio quando non fai gol vincere partite è difficile, quindi, però guarda, veramente io ai ragazzi ho fatto i complimenti, non posso rimproverare nulla perché non era facile prendere gol così in casa e poi uscire fuori alla grande come abbiamo fatto. C'era un rigore su Gallo un minuto dopo quello che è stato dato, però io la squadra, ripeto, non posso dire, oggi avremmo strameritato questa vittoria in lungo e in largo, quindi mi tengo la prestazione e la squadra sta continuando a crescere, lo sta facendo bene e dobbiamo andare avanti così. Non abbiamo fatto bene, il Chieti ha pressato, ci ha creduto,
il rigore un pochettino ci ha un po' tagliato le gambe, da quel punto di vista forse ce n'era uno per noi, però va bene così, prendiamo un punto, noi stiamo facendo il nostro campionato, però in questo momento io credo che la mia squadra è una buona squadra, anzi fino adesso viene a giocarsi le partite in tutti i campi, dobbiamo fare quel salto di qualità che questa categoria richiede.